Per quanto riguarda la categoria in legge di bilancio abbiamo tre proposte, la prima sulla quale punteremo in maniera particolare è quella della eliminazione dell'ammontare provvisionale nel compenso in atto pubblico dal notaio sostituendolo col numero della fattura. Questo sarebbe una proposta che abbiamo già fatto in sede di legge di concorrenza, poi è stata stralciata per motivi di forma, non di merito, e c'è stato votato un ordine del giorno nella precedente legislatura e riteniamo che con questo emendamento riusciamo a salvaguardare la privacy e l'autonomia contrattuale dei contraenti nell'andare a definire l'ammontare provvigionale. La seconda proposta è quella di prevedere la detrazione totale dei compensi provvigionali a favore di entrambi i contraenti, sia per le compravendite che per le locazioni, che quindi i contraenti possono recuperare in 10 anni l'ammontare provvigionale per il 100% per tutte le compravendite abitative prima casa e il 30% per tutte le altre compravendite. E l'ultima proposta è quella che prevede l'equiparazione dell'IVA della fattura della nostra provvigione all'IVA di quella che il cliente paga al costruttore, ovvero passare dal 22% al 4% in relazione ovviamente all'acquisto prima casa e per compravendite che riguardano prezzi fino a 250.000 euro. Queste ultime due proposte abbiamo calcolato come Centro Studi Nazionale FIABI che determinano un recupero di gettito a favore dell'erario per oltre 1 miliardo e 300 milioni in 3 anni.